Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della sapienza, prega per noi. Bentornati a tutti. Oggi è, se Dio vuole, il penultimo incontro che dedicheremo al Vangelo di San Marco. Abbiamo diverse cose da vedere, perché, come ricorderete dalla volta scorsa, ci troviamo adesso nella seconda parte del Vangelo di San Marco, di cui la volta scorsa abbiamo approfondito la prima sezione. Quindi la seconda parte del Vangelo l'abbiamo chiamato il Vangelo di Gesù, Figlio dell'uomo, che forma i discepoli e nella passione e morte manifesta paradossalmente la sua profonda identità di Figlio di Dio. Abbiamo visto la volta scorsa la lunga sezione denominata La via del Figlio dell'uomo e la sequela. Oggi vedremo l'attività di Gesù a Gerusalemme prima della passione, che abbraccia i capitoli 11, 12 e 13, e anche la passione e morte di Gesù, capitoli 14 e 15, fino alla sepoltura. E molte di queste cose le ritroveremo la Domenica delle Palme, perché quest'anno, come sapete, siamo nel ciclo liturgico B, si legge il Vangelo di Marco, e quindi sia l'ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme che il racconto della passione della Domenica delle Palme, sapete, vi ricordate che si legge la passione, saranno appunto secondo la versione, secondo Marco. E la lettura che faremo, diciamo, queste sezioni del Vangelo contengono episodi abbastanza noti e comuni a praticamente tutti quanti gli evangelisti. E ci sono delle piccole particolarità di San Marco che poi vedremo nella conclusione dell'incontro e che sottolineeremo, unitamente a un filo conduttore comune che seguiremo brevemente, insomma, adesso presentando appunto la seconda e la terza sezione di questa seconda parte, per cercare di orizzontarci un po' e favorire anche poi la lettura personale. Allora, abbiamo l'attività di Gesù a Gerusalemme. Cominciamo a dare un'occhiata globale, no? Allora, il capitolo 11 comincia con l'ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme. È quello che vediamo la Domenica delle Palme. Quindi Gesù, sappiamo che questo storicamente è veramente avvenuto qualche giorno prima della passione, che realmente cominciava di giovedì. Mercoledì Giuda andava a vendere, ecco, quindi siamo nell'ultimo scorcio, diciamo così, della vita terrena di Gesù. Quindi c'è questo ingresso messianico di Gesù in Gerusalemme, sapete che si chiama messianico perché lui volontariamente si presenta con dei simboli molto evocativi che gli ebrei capivano benissimo. Quindi salire, entrare in Gerusalemme solennemente sopra un asino, sapete che l'asino era la cavalcatura di re Davide, quindi vuol dire io sono il Messia, e gli Osanna e gli Alleluia con i ramoscelli di palma e i mantelli stesi dinanzi all'asino erano, come dire, l'attestazione di questa dignità messianica di Gesù. Poi c'è subito dopo un episodio che è quello del fico stero, un episodio che poi lo vedremo perché fa parte degli approfondimenti, che è evidentemente un episodio simbolico. Gesù va in cerca, passa davanti a un fico, aveva fame, cerca un frutto, non c'erano, c'erano soltanto foglie e niente frutti. Già questo ci faccia riflettere un po'. Lo maledice, dice: beh, non c'hai neanche un frutto per il Figlio dell'uomo, che tu sia maledetto e non possa mai più nascere nessun frutto da te. E poi vedremo che il giorno dopo ripassano e si vedono sto fico completamente, e da lì Gesù trae occasione per un piccolo insegnamento. Poi c'è l'episodio che abbiamo recentemente sentito durante la liturgia anche domenicale, i venditori cacciati dal tempio, i profanatori cacciati dal tempio, che è appunto la rivendicazione anche qui della dignità di Gesù, perché vi ricordate che dicono: con quale autorità fai questa cosa? Nella redazione di Giovanni dice: come distruggete questo tempio in tre giorni lo farò risorgere, io faccio questa cosa perché questa è casa mia, non sono semplicemente il Messia ma sono anche Dio, e quindi io posso fare questa cosa, no? E subito dopo questo episodio appunto c'è
la ripresa del tema del fico seccato con un'esortazione molto bella, questa la approfondiremo perché Marco contiene una puntualizzazione molto importante anche per la nostra preghiera personale, una sezioncina che possiamo chiamare la forza della fede e della preghiera. Poi c'è la celeberrima parabola dei vignaioli omicidi, che chiaramente gli scribi farisei capiscono benissimo che era rivolta a loro. La parabola dei vignaioli omicidi dice che c'era un uomo che aveva una vigna, l'affidò dei vignaioli, ma i destinatari della vigna, anziché accoglierli, li hanno tutti quanti malmenati. A un certo punto dice: mandiamo mio figlio, almeno di lui ci avranno cura, e anziché avere cura riguardo hanno ammazzato pure il figlio. Quindi Gesù sta, attraverso questa parabola, rievocando quello che è avuto storicamente, la brutta fine che hanno fatto i profeti, e profetizzando quello che sta per accadere a lui, che stava per essere ucciso e rifiutato purtroppo proprio dai figli prediletti di Dio, insomma, quindi dal suo popolo. Poi ci sono due episodi che magari ci rifletteremo un pochettino, che sono due provocazioni, e Gesù ci insegna anche a come reagire alle provocazioni. Prima il tributo a Cesare, quando gli chiedono: senti un po', le paghiamo le tasse oppure no? Che il Vangelo spiega che è una domanda a trabocchetto. Perché è una domanda a trabocchetto? Perché se risponde sì, cominciano a dire in giro: avete visto, questo è amico dei Romani, va a dire che bisogna pure pagargli le tasse, quindi non è un vero profeta, non ci vuole bene, ci consegna la madre. Se dice no, vanno subito da Ponzio Pilato a dire: ah, ha detto che non bisogna pagare le tasse, e quindi lo arrestano subito e lo mettono subito in galera. Quindi, come risponde? Risponde male, ma Gesù non risponde, esce dalle corde, e ci insegna anche a noi. Di chi è l'iscrizione, vi ricordate, no? Cesare, bene, allora è roba sua, rendete a Cesare quello che è di Cesare e insegnamenti a Dio quello che è di Dio, imparate a non fare tranelli. Questo ci dà una piccola, faccio qualche breve esortazione da parroco, è un piccolo ammaestramento, uno ad essere sempre prudenti, anche noi, e riservati, ecco, perché le domande dirette, quando qualcuno si fa gli affari nostri, dobbiamo mica rispondere noi, e noi a nostra volta dobbiamo essere riservati, cioè non dobbiamo andare a prendere le persone a fare troppe domande specifiche, perché questo non si fa. Capite? E la prudenza consiste proprio nel non entrare in certe cose, perché mentire non si può, ecco, mai. Bisogna imparare ad essere intelligenti e rimandare le palle avvelenate che ci arrivano direttamente al mittente. Su questo Gesù è molto bravo, questa è una finezza che ci insegna però bene a gestire certe situazioni. Poi c'è la sezione della risurrezione dei morti, questo è un passo noto a tutti quanti sinottici, quando i Sadducei vanno a chiedere: senti, come i morti risorgono? Sì, ma se uno ha avuto 7 mogli, poi chi si ripiglia la moglie nel giorno del giudizio universale, che se la contendono 7 persone, no? Ecco, no, capite? Ecco, e Gesù spiega che la risurrezione c'è, e qui fa anche capire un'altra grande cosa, no? Che però i figli di questo mondo prendono moglie e prendono mariti, ma nell'altro mondo non c'è più questa cosa che c'è qui, no? Quindi cosa significa l'insegnamento che Gesù dà? È che anche la vita coniugale, con gli atti propri dei coniugi, che tutti quanti ben conosciamo, è una realtà circoscritta e legata alla vita terrena, cioè la vita dei risorti glorificati non avrà più questa forma di espressione corporea di certi gesti di amore umano, non ci sarà più. E questo fa anche comprendere e relativizzare anche alcune cose che appartengono appunto alla dimensione di questo mondo e che hanno un fine ben preciso. Sullo sfondo c'è chiaramente, molto sullo sfondo, l'insegnamento, diciamo così, che Gesù e poi la Chiesa avrebbe dato sulla santità dei gesti legati alla sessualità, su come si devono vivere, sulla loro ordinazione alla vita, eccetera, eccetera, no? Ecco. Poi c'è la sezione che parla del più grande comandamento, anche questo lo approfondiremo perché Marco ci fa un trafiletto, insomma, di evidenziazione, no? Quando dicono qual è il più grande comandamento, Gesù cita ovviamente: amerà il Signore di Dio con tutto il cuore e il prossimo come te stesso. Ma vedremo che San Marco ci fa una bella appendice edificante,
Poi c'è la piccola polemica sul Messia più grande di Davide. A un certo punto gli chiedono: ma tu sei il figlio di Davide? Così, e Gesù dice: ma attenzione, citando un salmo che è il salmo 110, ve lo leggo questo paragrafetto. Dice: come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di Davide? Davide stesso ha detto nello Spirito Santo, cita il salmo 110, il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Questo salmo la Chiesa lo recita nei secondi vespri delle domeniche, perché è un salmo chiaramente messianico, no? Ma Gesù dice: Davide stesso lo dice Signore, in che modo è suo figlio? Cioè Gesù qui sta dicendo, voi sapete che gli ebrei, che sotto tanto lo sfondo del Vangelo di San Marco, no? Interpretavano il Messia come semplicemente figlio di Davide, e Gesù lo era, e quindi come il nuovo re politico, eccetera, eccetera. La visione messianica che Gesù dà è corretta sotto due punti di vista. Primo, lui non viene a fare la rivoluzione e a inaugurare il grande regno di Israele sulla terra, ma viene a prendere su di sé i peccati di tutti e offrire la salvezza. E secondo, non è semplicemente un uomo, un figlio di Davide, ma è Dio fatto uomo. E qui in questa piccola polemica dice: senti un po', ma se il Salmo dice, questo è un Salmo messianico, gli ebrei lo sapevano, dice il Signore al mio Signore siedi alla mia destra, quindi non dice dice il Signore al Messia figlio di Davide siedi alla mia destra, se lo chiama Signore sarà qualcosa di più di un semplice uomo, no? Poi c'è il trafiletto sull'ipocrisia, sull'ipocrisia degli scribi. Qui per esempio nel Vangelo di San Marco manca tutto quanto quello che Gesù spiega nel Vangelo di San Matteo, la lunga sezione con le invettive contro gli scribi, no? Qui ci ha sempre litigato con gli scribi e coi farisei, e in questa sezione c'è semplicemente questo trafiletto dove Gesù ammonisce: stare attenti agli scribi che camminano in larghe vesti, però fanno apparenze di lunghe preghiere, ma divorano le case delle vedove e ne fanno tante altre cose, insomma. E dice: questi riceveranno una condanna più forte. Sapete che pure il Papa sta sempre, ce l'ha a morte con il Papa ce l'ha a morte con l'ipocrisia, per parlare dell'ipocrisia, no? L'ipocrisia in questo senso sono quelli che o si atteggiano da santi senza esserlo, oppure anche essendolo un pochino esagerano un po', nel senso che disprezzano tutti quanti e comunque vanificano anche quelle cose buone che fanno, perché, come dire, se pensano ad essere i padri eterni e sparano giudizi a destra e a sinistra contro tutto e contro tutti, insomma, questi sono atteggiamenti che non sono assolutamente, insomma, conciliabili con il Vangelo. Né quando uno si atteggia da santo senza esserlo, né quando uno, pur essendolo un pochino, piglia, spara e distrugge tutto e tutti, e esisto solo io e gli altri tutti quanti stupidi, perdonatemi insomma il termine, no? Sono cose assolutamente inammissibili. Poi c'è il trafiletto famoso dell'obolo della vedova, di questa poveretta, insomma, che sembra che dia poco, ma in realtà dà tutto se stessa. E poi c'è il discorso escatologico. Il discorso escatologico è un discorso un pochino complicato, ecco. È il capitolo 13 nel Vangelo di San Marco. Escatologico significa letteralmente un discorso sulle cose che accadono negli ultimi tempi. Però questo discorso non è semplicemente riferito alla fine del mondo, anche se ci sono degli accenni, vedete qui sulla slides, no? I segni premonitori, le future per persecuzione, i falsi cristi e i falsi profeti, la venuta del figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Il discorso escatologico, però, ripeto, non è solo riferito alla fine del mondo, ma ha sullo sfondo anzitutto la distruzione di Gerusalemme. Voi sapete che la distruzione di Gerusalemme sarebbe avvenuta non molto dopo l'ascensione di Gesù. Nell'80 dopo Cristo il generale Tito ha marciato su Gerusalemme e l'ha completamente rasa al suolo. Il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto e oggi stiamo nel 2018, cioè il Muro del Pianto non è stato ancora più ricostruito. Allora, lo sfondo dei discorsi escatologici di tutti i sinottici è questo qui. Quello che è successo
perché tutta quanta la storia dell'Antico Testamento, quindi quello che Dio ha fatto con il popolo di Israele, è una prefigurazione di quello che Gesù fa con il nuovo popolo che siamo noi. Qui rimando al Catechismo degli Adulti, quando ho spiegato bene che la Chiesa è popolo di Dio, siamo il popolo che succede all'antica alleanza, eccetera eccetera, no? Quindi che cosa succede al termine della storia, diciamo così, economica di Israele? Israele, che succede? C'è un momento di grande crisi religiosa, un momento di grande ipocrisia, si culmina con la cosa, insomma, brutta della morte di Gesù, e poco dopo avviene la distruzione di Gerusalemme. Quindi Gesù dice: alla fine del mondo cosa succederà? Ci sarà una recrudescenza molto molto forte e violenta di un attacco frontale contro di me, stavolta sarà fatto contro la Chiesa, e ci sarà veramente tanto da soffrire, tanto da tribolare. Ma quando sembrerà che sarà arrivata la fine, il Figlio dell'uomo tornerà sulle nubi, metterà la parola fine alla storia, e ci sarà, insieme alla parousia, risurrezione dei morti e giudizio universale. Quindi questo è lo sfondo di questo discorso. È chiaro che quando Gesù parla di tante cose, per esempio i falsi cristi e i falsi profeti, nel corso della storia sono sempre stati, cioè a un certo punto spiega, dice: sentirete parlare di guerre, di terremoti, non vi preoccupate, cioè non vi allarmate, cioè quello che accade alla fine non è qualche cosa di assolutamente nuovo, è semplicemente un'intensificazione di ciò che sempre c'è stato. Perché il popolo di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, sta sempre sotto assedio, perché ci sono i nemici di Dio, gli angeli ribelli con i loro collaboratori terreni, che lo vogliono distruggere, e quindi si escogitano, si inventano modi su modi, sistemi su sistemi, prima l'eresia, poi le persecuzioni, poi la violenza, poi questo, per cercare di metterlo in crisi. E mentre la storia, diciamo così, oscilla tra fasi più critiche e un pochino più tranquille, più critiche e un pochino più tranquille, sono delle fasi, e la fase finale sarà il culmine di questo combattimento, dove lo scontro diventa veramente, fortuna che noi possiamo stare tranquilli, perché non credete a nessuno che parla della fine del mondo, perché la fine del mondo non è prossima, perché prima della fine del mondo, io dico, c'è una profezia che è scritto nella lettera ai Romani, ai nostri fratelli ebrei forse non gli piace tanto per ora, ma c'è la conversione in massa di Israele, cioè Israele diventerà cristiano, non qualche ebreo, questi sono già stati nel corso della storia che si converte, ma San Paolo, capitolo 9:11, quindi quella è una profezia, parola di Dio, quindi questa cosa sicuramente succederà. Quando vedremo che Israele entra in massa nella Chiesa, quindi che diventano cristiani in maggioranza e quindi rimangono miscredenti un po', allora possiamo cominciare a preoccuparci un po', d'accordo? Quindi fino a quel momento possiamo dormire sonni tranquilli, perché la fine del mondo non arriva, d'accordo? Io dico sempre così, perché è così, no? Ecco. E questo è per quanto riguarda l'attività di Gesù a Gerusalemme. Terminati i discorsi, il discorso escatologico, si passa direttamente alla scena della passione, alla descrizione del racconto della passione e della morte di Gesù. Oh, San Marco non ha una struttura essenziale anche per i racconti della passione, con delle piccolissime particolarità. Nel Vangelo di San Marco c'è tutto quello che c'è stato nella passione, che adesso lo andremo proprio a vedere. Provate un attimo adesso a pensarci prima del tempo, no? Se una persona non credente vi acchiappa per strada e mi dice: senti un po', mi racconti la passione di Gesù? Parlo un po' delle ultime 24 ore terrene di Gesù. Quest'anno, se Dio vuole, ci vediamo le ultime 12 con la passione di Mel Gibson durante la Settimana Santa, se il Signore ci aiuta che la rivediamo. Io almeno la rivedo per molto volentieri per l'ennesima volta. Ma la sequenza, quindi a partire dal giovedì sera, allora qui abbiamo tutta quanta la sequenza che parte dal giovedì santo, da poco prima dell'istituzione dell'Eucaristia nel Cenacolo, e arriva fino alla morte di Gesù, con tutti quanti i passaggi essenziali che sono tutti quanti rappresentati nel Vangelo di Marco. Numero uno, il complotto contro Gesù. Questo noi sappiamo che è avvenuto il mercoledì santo. Giuda va dai sommi sacerdoti a mettersi d'accordo, ok? Era la Pasqua e gli azimi tra due giorni, quindi gli azimi, la giornata degli azimi era il venerdì santo, il venerdì, quindi era il mercoledì santo.
E San Marco, per la verità, non menziona esplicitamente che Giuda va a mettersi d'accordo con i sommi sacerdoti, ma chi fa questo è San Matteo. E San Marco lo menziona non all'inizio del capitolo 14, ma al versetto 10, spiegando che Giuda ad andare dai sommi sacerdoti e promisero di dargli del denaro. Voi sapete che per questo motivo il mercoledì insieme al venerdì è diventato giorno di penitenza. Sapete, no, che i giorni della penitenza, chi crede alla Madonna di Međugorje, chi ci crede, siamo sempre rispettosi, sapete che la Madonna ha chiesto digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì. Adesso la tradizione del mercoledì e del venerdì è antichissima. Dovete sapere che nei primi secoli tutti i cristiani facevano il digiuno il mercoledì e il venerdì, sempre, d'accordo, come gesto penitenziale ascetico. E il venerdì lo sappiamo tutti quanti, il venerdì è la morte di Gesù, ma io ho saputo il mercoledì, confesso la mia ignoranza, qualche anno fa, quindi, ma che sta sto buono mercoledì? Il mercoledì, tra l'altro, è un giorno tanto bello, quel giorno di San Giuseppe, dico che c'è sto mercoledì? E mercoledì è il giorno in cui Giuda è andato a mettersi d'accordo per vendere Gesù, per questo che è diventato un giorno penitenziale, no? Ecco, poi c'è l'unzione di Betania, quell'episodio avvenuto sempre nell'antivigilia del Giovedì Santo. A Betania ci abitavano Lazzaro, Maria e Marta. Maria è la stessa di Maria di Magdala, erano tre fratelli, d'accordo? Marta, Maria e Lazzaro. Questo gesto l'ha fatto Maria, e San Marco spiega che era un vasetto molto prezioso, perché specifica che era di puro nardo. Voi sapete che il nardo genuino costa un sacco di soldi, e infatti anche qui non viene menzionato che qualcuno dice questo costava 300 denari. Sapete quant'è 300 denari? Un denaro era la paga di un operaio per una giornata. Quanto prende oggi un operaio in una giornata? Pierà 50 euro, via 1500 euro al mese, pierà più o meno, no? Fate 50 per 300, 15.000 euro. Sono tanti, insomma, no? Quindi chi ha buttato 30 milioni addosso, se diciamo vecchie lire, sono ancora più di 30 milioni. Ecco. E Gesù poi difende questo gesto, no? Noi non dobbiamo mai mettere in contrapposizione l'amore verso Gesù e l'amore ai poveri, perché bisogna fare l'uno e l'altro. Certo che se una persona sta a morire di fame, prima bisogna sfamare chi si sta a morire di fame. Cioè, San Giovanni Crisostomo una volta addirittura, non lo dite, cioè, addirittura in casi di stretta necessità, se quello sta a morire di fame te vendi pure i vasi sacri per far mangiare, perché è più importante quando uno sta morendo di fame, capite? Però anche i gesti di riguardo nei confronti del Signore, voi sapete che per esempio il curato d'Ars andava in giro, c'aveva una talare sola, la stoffa non c'era più e c'erano tutti quanti le toppe e i punti, no? Quindi sembrava veramente un barbone, perché era poverissimo per lui. Però i paramenti sacri erano bellissimi. Oggi sono tutti santi, hanno arrivato loro strasciati. Quando dice che curavo d'Ars entrava nel negozio d'arte sacra, che chiedeva le pianete, costava, si guardava, lo diceva. Dice, ma scusa, ce l'hai i soldi per pagare queste cose? Tu non ti preoccupare. E quelli ce l'avevano i soldi per pagarli, capite? Quindi non sono gesti che si fanno, come dire, per fare gli splendidi, ma è un gesto, è un piccolo gesto d'amore verso il Signore, non è la cosa più importante, no? Perché il Signore non c'ha bisogno delle nostre cose belle, che però è come quando tu c'hai una persona importante che gli fai un bel regalo, insomma, un gesto carino, quindi non vanno contrapposti in maniera, fermo restando che se una persona si muore di fame, siccome Gesù non c'ha bisogno dei nostri regali, prima sfamili se sta a morire di fame, capite? Però non va, qui Gesù difende questo gesto, dice, ma io sto andando a morire in croce, insomma, sta facendo un gesto delicato nei miei confronti, io l'accolgo, insomma, perché sto per essere riempito dai sputi, cioè noi non ci pensiamo tante volte a queste cose qui, no? Scusate, mo, siccome stiamo in Quaresima, quasi in Pasqua, per questo che oggi stiamo, cioè, a questo lo riempiono dei sputi, non se lo tira nessuno, stanno a bestemmiare dalla mattina alla sera, non è che, insomma, cioè, Gesù incassa, per carità, offre, perdona, però sarà pure contento se una volta uno fa una bella cosa per lui, no? Cioè, non dobbiamo pensare a Gesù come un essere, come dire, etereo, insensibile a qualunque cosa gli fai, quindi lo gradisce, no? È come durante la Via Crucis, a me la scena che mi piace più della Via Crucis, è una delle cose che mi piace più è quella della Veronica. Cioè,
di questa che c'ha il coraggio, insomma, andare a fare, che fa sta voraccia? Gli asciuga un po' di sudore, che lo fa? Cioè, però immaginiamo quanto Gesù è stato contento, insomma, con tutto quello che si era preso. C'è, cioè, una che rischia un po' per andargli a fare un gesto gentile, no? Delicato. Quindi il tradimento di Giuda per parlare della cena pasquale. Poi, durante l'ultima cena, Gesù, qui bisogna dire qualcosa, annunzia il traditore. E qui, capito, ogni tanto voi sapete che qualche tempo fa, non mi ricordo, stavo a Borgo San Michele, uscì un libro che mo pare che a Giuda gli facciamo un processo di canonizzazione tra poco, no? Dice, ma Giuda doveva fare quello che ha fatto, se no calma, oh. cioè le parole con cui Gesù, come dire, stigmatizza questo gesto sono tremende, sono, cioè, il figlio dell'uomo se ne va, qui leggo come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito, sarebbe stato meglio per lui se non fosse mai nato. Quindi voi sapete che la Chiesa, grazie a Dio, canonizza le persone, quindi ci dice: figlio mio, questo sicuramente sta in paradiso, perché il nostro Signore, voi sapete che prima uno diventa santo ci devono essere due miracoli accertati attribuiti all'intercessione del santo, con uno diventi beato e col secondo diventi santo, quindi abbiamo una certa fondatezza. Grazie a Dio la Chiesa non canonizza al contrario, non dice questo sicuramente sta all'inferno, perché non ci interessa, capite? Però insomma, dire che Giuda all'inferno non ci stia, fermo restando che anche con la fine che ha fatto, con la morte che ha fatto, insomma, che è una morte suicida da disperato, da impenitente, quindi è un pochino complicato, insomma, no? Cioè, poi Gesù qui lo saprà quello che sta dicendo, no? Se dice meglio per quell'uomo che non fosse mai nato, insomma, vuol dire che la situazione è grave, quindi, cioè, sono parole sue, quindi bisogna stare sempre attenti. Dice, ma la misericordia, certo, c'è la misericordia di Dio infinita. Se Giuda fosse andato al Calvario come Gesù avrebbe desiderato, bastava che andava un po' più su, perché il monte del cattivo consiglio sta a Gerusalemme sud-ovest, il Calvario sta a Gerusalemme nord-ovest, quindi, e forse qualche storico, qualche esperto dei luoghi dice che forse Gesù dal Monte Calvario lo vedeva in lontananza, il Monte del Cattivo Consiglio, quindi, e non era molto contento se Giuda fosse andato sotto la croce, vuol dire, non mi dovresti, come un buon ladro, non mi dovresti manco guardare in faccia, però abbi pietà, ho fatta grossa quanto una casa. Certamente Gesù sarebbe stato ben felice di fargli misericordia, ma purtroppo ha fatto quello che ha fatto e è andato poi a morirsi, insomma, a farsi giustizia da solo, facendo il peccato contro lo Spirito Santo, che è la disperazione della salvezza. Quindi, cioè, che Giuda sia salvo, perdonatemi, insomma, ripeto, la Chiesa non si sporca la bocca a dire questo sta all'inferno, d'accordo, perché non ci interessa, non ci interessano quelli che stanno in paradiso, però insomma, questo è un caso, insomma, neanche a dire, cioè, è meglio stare zitti, lasciamo quello che ha detto nostro Signore, ne prendiamo atto e pensiamo ad altro, insomma, perché è veramente una triste vicenda che fa molto pensare. Il tradimento di Giuda fa molto pensare a me personalmente, fa molto pensare, perché quando si parla del mistero dell'iniquità, cioè, questo è stato per anni in contatto con nostro Signore, cioè nostro Signore, cioè, con tutto quello che ha fatto non è riuscito a fargli cambiare idea. Quindi capite che anche un'attestazione indiretta della serietà del problema libertà dell'uomo, insomma, no? Quindi Giuda è veramente una figura da dolorosa, ma da farne oggetto di riflessione e di meditazione. Poi abbiamo il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, questo si trova in tutti i sinottici, quindi Gesù che consacra il pane e il vino, istituisce l'Eucaristia e predice il rinnegamento di Pietro. Allora, ricordiamo sempre che San Marco è la penna di Pietro. Io sono sicurissimo che San Pietro tutta la vita ha pianto il suo rinnegamento, sono sicuro, e la lezione che si è presa da questo episodio se l'è portata vita naturale durante, e il nostro Signore forse l'ha permessa perché era necessario, perché sapete che Pietro era un sant'uomo, si vede dai Vangeli, ma era abbastanza severo, rigido e intransigente. Allora, voi sapete che io vi parlo da povero parroco, d'accordo? L'intransigenza non è cosa buona,
perché un pastore deve avere sempre il cuore tenero. Questo diamo atto, Papa ce l'ha pure troppo tenero, insomma, no? Però ecco, se Dio ci ha permesso in questo momento di essere sto qui, bisogna stare tranquilli, capite? Perché anche dinanzi al più grande peccatore di questo mondo non si può mai assumere un atteggiamento intransigente, perché chiunque, cioè nessuno, deve ritenersi migliore del peggiore peccatore di questo mondo, nessuno, nessuno, cioè, nel cuore. Certo che delle cose ci fanno ribrezzo, insomma, ma noi dobbiamo sempre pensare, ma che ci starà dietro sta situazione, capite? Cioè noi non, io vi posso dire da prete, chiaro che non posso scendere in particolare, che quando una vita è veramente rovinata, c'è una persona che è una fatta di tutti i colori, non è quella persona fatta di tutti i colori perché è il diavolo incarnato, perché soltanto i demoni godono nel fare il male, cioè dietro una situazione di questo genere stanno situazioni veramente miserie, tristezze, famiglie sfasciate, violenze infanti, cioè che ne sai tu? Quindi non è che uno non condanna il male e non approva il bene, capite? Questo assolutamente no, ma nei confronti del peccatore bisogna sempre stare tranquilli, d'accordo? Non dirgli bravo per i peccati che hai fatto, però dagli sempre una speranza, una possibilità, capite? San Pietro probabilmente per la sua integrità e severità, ma San Pietro era il Papa, cioè il Papa è il pastore universale, deve accogliere tutti quanti, d'accordo? Non deve chiudere le porte in faccia a nessuno, questo deve già farlo nel piccolo un parroco, figuriamoci il Papa. E come fai a spezzare una cosa del genere? I misteri di Dio, Dio non voleva che San Pietro lo rinnegasse, ma ce l'ha fatto passare, perché con questa cosa, con questa lezione, che se qualcuno ha detto Pietro è diventato Papa veramente secondo il cuore di Gesù, con lo scoppio in pianto dopo che l'ha rinnegato. E io sinceramente sono abbastanza d'accordo con questa lettura. Quindi vedremo, questo è un passo che poi approfondiremo, che siccome Marco era la penna di San Pietro, l'episodio del rinnegamento è raccontato con una serie di particolari che gli altri evangelisti non hanno, proprio nel dettaglio, proprio guarda, guarda che ho fatto proprio te lo dico proprio bene, capite? Proprio per dire, e questo fa capire quanto questa cosa Pietro se l'è portata santamente per tutta la vita, no? Quando combiniamo qualche guaio non dobbiamo mai disperare nella divina misericordia, però dobbiamo ricordarcelo. Tu ti devi ricordare, io sono stato capace di fare questo, quindi silenzio e non giudichiamo nessuno. E quando una persona si sente troppo sicura di sé, dicono che si è stato troppo e spara troppo sul prossimo, nostro Signore trova il modo per umiliarlo un pochettino e dirgli: figlio mio, d'accordo, figlio mio, buono, tranquillo. Ecco. Poi c'è l'episodio del Getsemani, anche qui San Marco c'ha una chicca bellissima che gli altri evangelisti non c'hanno, cioè ci fa vedere un aspetto bellissimo di come Gesù ha vissuto il Getsemani, che poi lo vedremo tra poco nei brani che approfondiremo con l'ausilio anche dei testi sacri. L'arresto di Gesù, quindi tutta la sequenza, Gesù dice come siete venuti come contro un delinquente con spade e brigate, con spade e bastoni, insomma come se fossi un terrorista, ecco, ma questa è la vostra ora. E poi c'è il duplice processo, prima davanti al Sinedrio, questo più o meno dovremmo ricordarlo, quindi Anna, Caifa, i falsi testimoni, a un certo punto gli fanno la domanda diretta. E qua stavolta risponde alla domanda diretta, perché questa è la domanda che va in causa la verità. Dice: ma tu sei veramente il figlio di Dio? Sì, io lo sono. E questo, come dire, gli fa arrivare il capo di imputazione di bestemmia, perché si è fatto come Dio, che sarebbe stata, diciamo, una motivazione religiosa con cui Gesù è stato condannato, no? Subito dopo il Sinedrio c'è il rinnegamento di Pietro, appunto descritto con dovizia di particolari, come vedremo. E poi c'è il processo politico davanti a Pilato. Voi sapete che il delitto con cui l'hanno fatto condannare, ecco, alla fine sono riusciti,
che dato dall'iscrizione, no, Inri, Jesus, Nazareno, Lex, Judeo, era il delitto di resa maestà. Nel codice penale romano diceva l'imperatore: se tu ti fai acclamare come il re dei giudei, quindi fai un oltraggio, insomma, alla maestà imperiale, e quindi devi essere condannato. Anche qui, come tutti gli evangelisti, si vede che Pilato cerca di fare il possibile per liberarlo. C'è l'episodio di Barabba, viene descritto anche qui, cerca di fare quello che può, poi vedendo che non c'è il sistema, prima lo flagellare, c'è la descrizione della coronazione di spine, e poi la condanna alla croce. C'è la scena della crocifissione, qui tutti quanti sappiamo che durante la scena della crocifissione, quando Gesù muore, c'è la famosa frase del centurione: veramente questo uomo era il figlio di Dio, che ci riporta al culmine del Vangelo, no? Torniamo all'inizio, ricordate, inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio, che Gesù è il Cristo, lo dice San Pietro al capitolo 8, come figlio di Dio viene riconosciuto dal centurione vedendolo morire in quel modo. Una particolarità, voi sapete che Gesù in croce ha detto 7 frasi. Domanda. Le sapete tutte quante a memoria? Ecco. San Marco ne riporta solo una, perché tutte quante queste frasi ci vengono dal confronto di tutti e 4 i Vangeli, no? San Marco riporta solo la frase più drammatica. Gesù sta sempre in silenzio, non dice neanche una parola. Parla soltanto per dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi la passione e la morte di Gesù, secondo San Marco, viene proprio descritta come questo dramma che Gesù vive, comprensivo di questo mistero immenso, dello stato di abbandono del Padre. Ma lo stato di abbandono, voi sapete che Dio non abbandona nessuno. Cioè, molte volte noi diciamo che il Signore ci ha abbandonato. Il Signore non abbandona nessuno, siamo noi che abbandoniamo Lui. Cioè, quello che Gesù ha vissuto sulla croce è lo stato di desolazione che vive il peccatore. Cioè, Gesù non ha commesso peccato mai, ma prendendo su di sé tutti i peccati di tutti gli uomini presenti e passati e futuri, cioè si è sentito dentro di sé, immaginate, come un concentrato di desolazione. Cioè, una cosa non lo capiremo mai, d'accordo? Mai. Quindi si è messo in una condizione senza esserne la causa, prendendone proprio tutti gli effetti, una cosa atroce, terribile. E probabilmente quella espressione, insomma, del centurione è strettamente connessa con questo particolare, no? Cioè, dice, questo ha sofferto talmente tanto, non aprendo bocca in questo modo, cioè è una cosa talmente grande che questo non può essere un uomo come tutti quanti gli altri, cioè ci deve essere qualche cosa di più per essere capace di sopportare una cosa del genere, insomma, che è una meditazione che tutti quanti noi dovremmo fare davanti al crocifisso, no? Anche qui, per esempio, si vede, no? Gesù non parla, ma qui San Marco incalza molto, no? E che tutti quanti cominciano a dirgli: se tu sei figlio di Dio, scendi, hai salvato gli altri, non puoi salvare te stessi, scendi, scendi, questa provocazione continua, e Gesù zitto, no? Quindi nello sfondo c'è: io non scendo non perché non potrei, ma perché non voglio. E non esercitare l'autorità che potrebbe avere in quelle situazioni, cioè, provate un attimo, voi capite che Gesù stava soffrendo, cioè, come uomo, non immaginate che significa, dopo tutto quello che ha passato, averci dei chiodi. Io li espongo il Venerdì Santo in giro, e sono più piccoli di quelli che erano realmente, gli assomigliano un po', ma è una cosa terrificante. Cioè, solo che se mi mettessero in croce a me, hanno messo in croce, io là, un bozzo muove. Ma Gesù poteva scendere veramente, poteva scendere e poteva fulminare a tutti quanti, e non lo ha fatto. E perché non lo ha fatto? Perché non voleva. Questo ci fa capire la differenza che c'è tra la volontà di Dio e l'onnipotenza di Dio. State attenti, e anche perché noi a Dio non possiamo mai chiedere perché Dio può fare quello che vuole, lo può, ma non vuole fare tutto quello che può. E perché? Perché quello che lui vuole, anche se tu non lo capisci, è la cosa migliore da fare. Quindi se fosse sceso, Gesù non avrebbe fatto la volontà di Dio,
non avrebbe compiuto la sua missione, quindi lo scende. Capite che ci vuole? Tanta roba questa qui, eh? Noi tante volte anche la gente comune, gli uomini che poverini non sanno quello che dicono, no? Ecco, la prima frase che Gesù dice sulla croce è: Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno. Non sanno quello che fanno, non sanno quello che dicono, non si rendono conto di nulla, no? Pensate a un uomo che gli uomini, l'uomo della strage dice: ah, Dio non esiste perché qua ci stanno tutte queste ingiustizie, tutti questi morti ammazzati, i bambini che muoiono da fame. Cioè, come dire, è comprensibile che una persona pensi queste cose qui, no? Se, ma le pensa perché non ha la più pallida idea di chi sia Dio e di chi sia la volontà di Dio, capite? Ecco perché non sanno quello che fanno, no? Ve le dico tutte le sette frasi, così ce le ricordiamo. Per Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, è la prima, sanno anche in ordine, la prima cosa che dice, pensate, la prima, cioè non solo invoca il perdono, ma la giustificazione, cioè insomma chi ti sta facendo in quel modo, voglio vedere se ci fanno qualcosa a noi, e primo perdoniamo, e secondo diciamo, beh, non si rende conto del male che mi sta facendo, perdonalo. Seconda la dice: buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. La terza la dice alla Madonna: donna, ecco tuo figlio, e a San Giovanni: figlio, ecco tua madre. La quarta è: Dio mio, perché mi hai abbandonato. La quinta è: ho sete. La sesta è: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E la settima è: tutto è compiuto, e poi spiro. Queste sono le ultime parole che ha detto Gesù sulla croce. E poi c'è la sepoltura di Gesù. Bene, detto questo, ecco, ultima parte, abbiamo un altro quarto d'ora, andiamo a vedere, approfondire i brani scelti di queste sezioni che abbiamo visto, adesso li riprendiamo e li leggiamo insieme. Numero 1, la forza della fede e della preghiera, questo è l'episodio del fico seccato ed è, eccolo qui. Quindi ci ricordiamo il contesto, eh? Leggo: la mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici, quel fico che Gesù aveva maledetto, ricordate quello che ci siamo detti all'inizio, eh? Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: maestro, guarda il fico che hai maledetto, si è seccato. Gesù allora disse loro: abbiate fede in Dio, in verità vi dico, chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati. Vi dico subito che la cosa che ha soltanto San Marco è questo versetto qui, che dobbiamo sempre ricordarci. Noi non possiamo metterci a pregare mai se ce l'abbiamo con qualcuno, perché Dio non ascolta la preghiera di chi non sta in pace con tutti, almeno nel cuore. Che gli altri ce l'abbiano con me, io posso provare a riconciliarmi, ce posso fare fino a un certo punto, che io ce l'abbia con qualcuno, no. Anche su questo, permettetemi, il Papa ci fa una bella capa, giustamente, non indifferente. È lo stesso motivo per cui prima di fare la comunione c'è il segno di pace. Le coscienze molte volte, tu se non stai in pace con tutti non ti puoi andare a prendere Gesù Cristo, d'accordo? Non puoi, almeno ripeto nel cuore, San Paolo dice, se è possibile per quanto sta in voi, capite? Questo fico seccato, lo sapete che le foglie rappresentano le chiacchiere, i frutti rappresentano le opere, quindi l'immagine dei commentatori dicono che è sto fico che a un certo punto nostro Signore, sapete che il fico è l'albero proprio evangelico, no? Dai suoi discepoli vuole vedere solo le chiacchiere, vuole vedere i fatti, vuole vedere opere buone, perché te dà un certo periodo di tempo, restano le parabole anche evangeliche, il fico, poi lo zappetta un po' di tempo, diciamo un altro po' di tempo ancora, dopo lo taglia. Ecco, e la potenza della fede, voi sapete che la fede anzitutto è l'imparare e fare nostre tutte quante le verità di fede che impariamo anche dai Vangeli, dal Catechismo, eccetera, eccetera. Ma poi c'è una fede che è un rapporto personale con Dio e che consiste nel dargli fiducia piena al 100%. Allora io dico sempre: non bisogna andare davanti adesso al Monte della Sempre Visa
e a dirgli buttate dentro il mare, perché se ci andate il monte della Somma d'Imprevista non ci va dentro il mare, ma il monte di cui parla Gesù sono le qualunque tipo di difficoltà o di situazione difficile ci può avere nella vita. Se tu sei capace di fidarti del Signore, di affidarlo a Lui, di abbandonarti a Lui, quella situazione non ti travolgerà, non ti distruggerà, si risolverà. Ecco perché lega la fede alla preghiera. Impara, quando c'hai qualche guaio grosso, a portarla al Signore nella preghiera e con l'abbandono. Questo è il grande insegnamento di San Marco che penso dobbiamo ritenere tutti quanti noi. E questo è il primo episodio da approfondire. Il secondo episodio è il più grande comandamento. Ecco, capitolo 12, versetti 28-34. Cioè qui. Allora si accostò a uno degli scribi che gli aveva udito discutere e, visto come aveva risposto, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Anche qui San Marco gli piace talmente tanto quello che ha detto Gesù che inserisce questo inciso che non si trova nelle altre relazioni. Allora lo scriba gli disse: bravo, hai detto bene maestro, secondo verità che egli è unico e non vi è altro lì fuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Qui sullo sfondo, olocausti e sacrifici, c'era una certa concezione tipica degli ebrei, ma anche nostra. Io li chiamo, perdonatemi, i praticanti non credenti, perché ci sono i credenti non praticanti. Ci sono i credenti non praticanti, ma ci sono i praticanti non credenti che fanno danni più dei credenti non praticanti. Cioè, chi sono i praticanti non credenti? Sono quelli che vanno a messa anche tutte le domeniche, fanno tutte quante le preghiere, hanno pure la processione, d'accordo? E poi però hanno una vita che è inqualificabile, d'accordo? Dove che Dio stia veramente al primo posto non si vede da nessuna parte, e dove l'amore verso il prossimo non si vede da nessuna parte. D'accordo. Io penso a certi esemplari, purtroppo, che lingue che tagliano e che cuciono, d'accordo, o che si lamentano dalla mattina alla sera, che stanno sempre arrabbiate e nere. Io ho conosciuto persone di questo genere, fino a quando ero piccolino. Voi sapete che Leopardi pare che sia diventato ateo, insomma, per le difficoltà che aveva con la mamma, ecco perché non dobbiamo giudicare mai nessuno. Quella andava, sembra che andasse, adesso non voglio infangare la mamma di Leopardi, no? Ma mia mamma, che era professoressa di lettere, mi raccontava questa cosa, di questo vedeva la mamma, questo sapete, una persona sensibile, insomma, no? Voleva un po' di riguardo, un po' di attenzione, vedeva questa che andava a messa tutti i giorni, se lo filava proprio, che era sempre una iena, è diventato ateo, è diventato. Capite? Ecco perché non possiamo mai. Cioè, tu vedi quello che dice è miscredente, è lontano, ma come mai che è diventato così? Capite? Qui fin dei tempi di San Giovanni Paolo, non possiamo essere troppo leggeri. Vi ricordate quando San Giovanni Paolo II faceva un bel discorsetto dicendo: sì, la Chiesa è santa, però i figli della Chiesa mica sempre l'hanno mostrata bene la santità della Chiesa, e hanno fatto scappare la gente. Questo non vale soltanto per i grandi uomini, che vale anche il nostro piccolo. Perché se una persona che sta, non ti vede, che sei sempre arrabbiato nero, che sempre tagli e cucina, dove sta sta roba qua? Allora si dice: amare Dio con tutto se stesso e il prossimo vale più di sacrifici. Cioè, che tu vai a messa, dici il rosario, cioè, non sto dicendo che non si andare a messa non di rosario, capite? Però deve essere una, cioè, deve essere espressione di un impegno ad una vita coerente. Cioè, capite? Mo adesso oggi c'è la situazione di indifferenza, la gente non ne frega assolutamente niente, non c'è nemmeno a messa e non va bene. Però c'è ancora una parte di quei pochi che vanno a messa, che fanno qualche pratica religiosa tacitandosi la coscienza, e poi però avendo una vita che scandalizza il prossimo, e poi la gente ha detto: non ci vengo in chiesa perché hai visto cosa si abbatte il petto tutto il giorno, non lo so come campo, quello è un diavolo, quello lì, se devo diventare come lui me ne resto a casa mia. Non è un discorso, come dire, da approvare, d'accordo, ma è un discorso che si può però comprendere,
Perché uno si aspetta, insomma, un minimo. Cioè, Gesù ha fatto dell'amore discriminante nostro. Vi riconosceranno che siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri, per tutti, d'accordo? Per tutti, anche per le persone che non vanno in chiesa. Io che sono un prete, cioè, l'amore va dato a tutti, va dato pure a quelli delle altre religioni, a tutti. L'amore, non l'approvazione delle idee sbagliate del prossimo, ma l'amore va dato a tutti. Cioè l'accoglienza, uno stile, capite, va dato a tutti, perché Gesù ha fatto così. Intanto tu intessi un rapporto cordiale d'amore, e attraverso questo tu dai la prima testimonianza, cioè capite, perché il linguaggio dell'amore lo capiscono tutti. Io ritengo, cioè, molta gente a mio avviso non comprende bene anche il messaggio del Papa. Io sinceramente sono rimasto impressionato da certe cose, eh. Voi sapete che il venerdì di Quaresima, voi non lo sapete perché non leggete Avvenire, queste cose non vanno sui giornali, ma lui le fa. Sapete che ogni venerdì se ne va in giro a trovare le situazioni più disperate in tutta quanta Roma. Io quando leggo quelle cose ci sono rimasto, ci sono rimasto. Tu no, adesso non comincia a guastare da tante cose, no? Non usare il bene per criticare il prossimo, però sono messaggi significativi, perché tu, cioè, io ho pensato tanto, no? Però voi provate un attimo a pensare, cioè, oggi, con il contesto che noi stiamo vivendo in giro, la gente non gliene frega niente della fede, anzi, l'unica arma che ti è rimasto è, va bene, non vuoi credere, va bene, io ti voglio bene lo stesso, basta. E questo comunque è un minimo segno, d'accordo? Un minimo, capito? Fermo restando che per chi crede noi continuiamo a predicare, annunciare il Vangelo, eccetera eccetera, no? Cioè, però questo è il Vangelo, questo qui. Il primo comandamento è questo, il secondo è simile al primo, bisogna metterlo in pratica. Ecco. Punto. Gesù al Getsemani, questo ci fa capire il rapporto che Gesù aveva con il Padre. Guardate, al Getsemani solo San Marco ci dice che quando Gesù prega il Padre usa questa parolina magica qui: Abba. Abba è il termine ebraico che noi traduciamo con papà, quindi non è semplicemente padre, no? Il padre è un pochino formale, d'accordo? Ma papà vuol dire che in quel momento Gesù esprime la sua relazione unica, intima e filiale con il Padre, cioè sta per andare a fare tutto quello che il Padre vuole e ha questo gesto, come dire, di preghiera veramente proprio filiale, intima, dove chiama il Padre: papà, sii con me, insomma, no? Ecco, è bello, è una piccola sottolineatura che gli altri evangelisti non hanno. E proprio nel momento in cui Gesù sta vivendo la passione spirituale, quindi sta in uno stato di prostrazione somma, perché è dal Getsemani che Gesù ha cominciato a veramente sentire tutto il peso del peccato del mondo su di sé. Noi passiamo direttamente già alla flagellazione, alla coronazione di spine. La passione è cominciata, Gesù per 33 anni ha sofferto ininterrottamente, ma diciamo la recrudescenza forte della passione è cominciata al Getsemani. C'è stato per 3 ore lì dentro Gesù, dalle 9 a mezzanotte, quindi non 5 minuti, quindi è stata una cosa veramente impressionante. E in questo momento, vedete, si rivolge in questo modo filiale, in contrasto con gli apostoli che dormono, purtroppo. E sapete che dagli apostoli che dormono poi Gesù ha fatto, parlando a Santa Margherita Maria, ha fatto uscire fuori l'ora santa, che si fa, le adorazioni si fanno il giovedì, perché il giovedì Gesù ha avuto l'agonia nell'orto degli ulivi. Quando avremo l'adorazione, quando cambia l'orario da alle 9 anziché alle 6, ecco, staremo vicini, insomma, perché alle 9 Gesù già nel Getsemani
ci stavano. Quindi questo è l'altro piccolo particolare di come Gesù chiama il Padre durante la preghiera nell'orto. Poi vediamo l'episodio del rinnegamento di Pietro, velocemente. Ecco qua. Anzitutto Gesù gli dice, quando annuncia il rinnegamento di Pietro, versetto 28, dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse, anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Vedete? La presunzione, attenzione, io no, invece tu sì. Gesù gli disse, in verità ti dico, proprio tu oggi, quindi il primo Papa, ha fatto brutta figura, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, non c'è negli altri evangelisti, c'è prima che il gallo canti, quindi dice due volte, e poi dopo vedremo, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza, anche questo ormai dice, no, se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. Ah, c'è Gesù Cristo che ti ha detto, per me sarei diavolo Gesù Cristo, capito? E che succede poi? Guardate, mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote, quindi c'è una serva, anche questo particolare è voluto, cioè non solo l'ho rinnegato, ma mica l'ho rinnegato davanti a Caifa, davanti a una serva. Serva in senso dispregiativo, insomma, no? Una servetta, una donnicciola. E vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse, anche tu eri con il Nazareno con Gesù. Ma egli ne negò, non so e non capisco quello che vuoi dire. Tutti questi particolari sono proprio tipici. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò, primo canto. Nessun altro evangelista riporta questo particolare, soltanto Marco. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti, costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo, sempre la serva. Dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro, tu sei certo di quelli perché sei Galileo. Allora qui altro, cominciò a imprecare e a giurare, ha pure spergiurato. Non conosco il nome che vuoi dire, giuro su Dio, non l'ho mai visto. E per la seconda volta un gallo cantò. Non un canto gallò, come una volta qualcuno si sbagliò durante la liturgia, e per la seconda volta il canto gallò, d'accordo? Invece il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto, prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai, per tre volte scoppiò in pianto. Ecco la nascita, come nasce un papa, d'accordo? Ecco. Questa è una grande nascita per un papa, nel senso che San Pietro ha fatta grossa, si è portato questa cosa a vita natural durante, ed è stato per questo un grande papa. Ecco, ultimo particolare per oggi, la morte di Gesù. Ecco, dove c'è appunto quello che vi accennavo, l'unica frase che Gesù dice, vedete, venuto verso mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Allora Gesù alle 3 gridò con voce forte, Eli, le masa battani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti di ciò dicevano, ecco chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, quindi anche gli ultimi dolori, e postala su una canna gli dava da bere dicendo, aspettate, vediamo se viene lì a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò, il viro del tempio si scorse in due dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, vedete il particolare che vi accennavo prima, cioè in quel modo disse, questo è il figlio di Dio, cioè proprio perché non è sceso dalla croce e non, cioè, ha offerto tutto quanto, non ha reagito alle provocazioni neanche lì, ed è in silenzio morto, annegato da tutta questa montagna di dolori, un uomo normale questa cosa non la poteva fare, e quindi questo era veramente il figlio di Dio. Bene, ci aggiorniamo a aprile e vedremo tutti quanti i racconti della risurrezione. Nel frattempo, forti di quello che abbiamo ascoltato, continuiamo a vivere bene la Quaresima,
perché possa essere una grande Quaresima, una grande Settimana Santa e una grande Pasqua per tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda la sua pace e la vita eterna. Amen.